La nave Gregoretti della Marina Militare ha fatto il suo ingresso nel porto di Palermo poco prima delle 2. A bordo 1169 migranti, soccorsi nel canale di Sicilia, in prevalenza siriani e subsahariani, molti provenienti dalla Somalia. Tra loro 55 bambini e 298 donne, alcune in gravidanza. E subito è scattata la macchina dell'accoglienza, coordinata dalla prefettura e con in prima fila la Caritas, che per fare fronte all'emergenza ha riaperto i centri di Giacalone e Trabia, nei quali hanno trovato posto 400 profughi. Chiediamo aiuto, aiuti economici, ma soprattutto aiuto di fratelli e ragazzi che vogliono impegnarsi, e quindi risorse umane che possono essere di aiuto in questa esperienza nell'accoglienza ai migranti. All'arrivo i controlli sanitari di rito, dai quali non sono emerse criticità particolari. Vorrei assolutamente tranquillizzare innanzitutto la cittadinanza rispetto alle problematiche sanitarie, perché spesso quando si comincia con gli sbarchi c'è sempre un allarme che è assolutamente ingiustificato. Ad attendere i migranti sulla banchina del porto di Palermo anche il sindaco Leo Luca Orlando. Ancora una volta Palermo cerca di dimostrare di essere una città dell'accoglienza, della coabitazione, del rispetto della persona umana. Palermo è la città dalla quale è partita una grande iniziativa, Io sono persona. E nella serata di ieri al porto di Trapani sono arrivate 8 delle 9 salme dei profughi recuperati dalla Guardia Costiera dopo il naufragio di un barcone a circa 80 miglia dalle coste libiche.